tutti e benvenuti in questo nuovo video. Avete un'auto datata come la mia oppure un modello di auto anche recente ma non è dotata di CarPlay e Android Auto? Bene, c'è una soluzione per voi. Un'azienda mi ha contattato e mi ha inviato questo apparecchio. Questo apparecchio che si può installare facilmente sia nel vetro dell'auto che nel cruscotto della vettura stessa. C'è tutto qui dentro, tutta l'attrezzatura per poterlo fare. Simula perfettamente tutti i sistemi moderni che oggi sono presenti negli ultimi modelli di autovetture. Quindi abbiamo sia CarPlay che Android Auto. Quindi possiamo ricevere le telefonate, inviare le telefonate, ascoltare i messaggi sia di WhatsApp che gli SMS e ovviamente usare le mappe quali Google Maps e, nel mio caso, visto che l'ho provato anche con CarPlay, anche l'applicazione delle mappe nativa degli iPhone. Allora, prima andiamo a vedere l'unboxing e appresso anche la mia esperienza d'uso. Vi dico che non l'ho provato in vettura perché a casa ho un alimentatore 12 volts che simula perfettamente appunto l'alimentazione della vettura, quindi la classica presa a 12 volts, il vecchio accendisigari. Quindi andiamo prima a vedere le immagini e poi traiamo le conclusioni. La confezione si presenta così, proprio per come mi è arrivata. Vi faccio vedere tutto quello che c'è scritto, le immagini, perché poi una volta aperto non ci interesserà più. Apriamo la confezione. Ecco direttamente l'apparecchio messo subito sopra, così si presenta. Qua ci sono le porte, l'alimentazione. Poi andiamo a vedere cosa c'è dentro. Ovviamente il cavo per alimentarlo con la presa per l'auto. Questo per fissarlo ovviamente alla vettura. Anche questo. Poi andremo a scoprire come si fa. Poi abbiamo un cavo per connessione audio. È tutto qui. È un po' quello che ci serve in realtà. La migliore prova la potevo fare in auto? Assolutamente no. L'ho testato a casa perché ho un alimentatore 12 volts, come si vede, a cui ho collegato appunto l'apparecchio. Ovviamente ho provato CarPlay per quanto riguarda iPhone e vi farò vedere appunto con CarPlay, ma anche Android Auto funziona. Ho collegato il mio iPhone tramite appunto cavo Lightning USB e vi faccio vedere come funziona. Praticamente si può usare collegandolo sia con la presa USB oppure tramite il Wi-Fi che emette direttamente il segnale lo stesso apparecchio e il Bluetooth. Però per avere una velocità maggiore senza ritardi lo colleghiamo in questo momento con il cavo USB. Ok, siamo pronti per collegarlo. Vi faccio vedere la porta USB che si trova esattamente nella parte laterale dell'apparecchio. Lo colleghiamo. E automaticamente, magicamente, si apre CarPlay perché l'avevo già configurato la prima volta. Quindi collegandolo la prima volta si inizializza anche col Wi-Fi e il Bluetooth è la stessa identica cosa. Quindi si attiva immediatamente. Quindi adesso cominciamo un po' con farvi vedere come funziona e qualche prova. Il nostro apparecchio è pronto.
possiamo ricevere le telefonate e fare telefonate tramite Siri, poi anche tramite Siri dare i comandi per invio dei messaggi, ha anche la lettura automatica dei messaggi, non solo quelli classici SMS, ma anche quelli di WhatsApp e Telegram. Impostandolo dal menu, praticamente potete programmarlo a far sì che possa leggere in automatico tramite Siri i messaggi che arrivano, oppure farvi comparire la solita iconcina quando arriva per esempio su WhatsApp un messaggio, poi cliccare e andarlo a leggere. Abbiamo sia Google Maps, che vedete qui, che funziona perfettamente, che riporta ovviamente ciò che abbiamo nell'iPhone. Abbiamo anche l'applicazione delle mappe di Apple, quindi esattamente come uno smartphone. Questo con CarPlay è quello che vi apparirà come applicazioni. Abbiamo anche WhatsApp. Vuoi inviare un messaggio o chiamare? Vedete? Cliccando potete dettare tramite Siri il contatto a cui inviare un SMS, in questo caso un WhatsApp. Proviamo adesso a dare il comando a Siri. Siri, invia un nuovo messaggio. A chi vuoi inviarlo? A Simona. Il messaggio di WhatsApp a Simona dice: Siri, il contratto a cui inviare un SMS. Ad un SMS, in questo da WhatsApp, proviamo adesso a dare il comando a Siri. Siri, invia un nuovo messaggio. Vuoi modificarlo? O posso inviarlo? Non inviare. Non faccio nulla. Fammi sapere se desideri inviare, modificare o cancellare il messaggio. Ecco, come avete visto, quello che avevo detto, attivando direttamente Siri, ha riportato nel messaggio di WhatsApp che volevo inviare tutto il discorso che avevo fatto in quanto Siri era già attivo. Poi qua riporta anche l'orario, il segnale, in questo caso 5G, perché ovviamente riporta tutto ciò che c'è nello smartphone. Abbiamo anche la possibilità ovviamente di effettuare delle telefonate, abbiamo i contatti. Scorre come tutti i tablet / navigatori delle auto, quindi non è sensibilissimo come quello di uno smartphone, ma funziona abbastanza bene, insomma un po' come nella media di tutti questi apparecchi. Facciamo una simulazione per esempio di una chiamata. Ehi Siri, chiama Mario Di Simone. Chiamo Mario Di Simone cellulare. Ok, lo chiudo immediatamente perché sennò gli squilla il telefono. In questo momento non so neanche se è impegnato, è uno dei miei più stretti collaboratori, nonché amico. Funziona perfettamente anche questo. Possiamo anche riprodurre la musica che abbiamo in questo caso nello store di Apple per quanto riguarda gli iPhone. Abbiamo tutte le funzioni, le playlist. Non posso farvi ascoltare i brani perché sennò direttamente con YouTube si viola il copyright e il video poi non mi viene monetizzato. Il calendario ovviamente ci fa vedere quello che abbiamo prossimamente. Oggi non hai altri eventi, e poi appunto questo è il futuro, quindi domani c'è il compleanno di un mio conoscente. Abbiamo anche le impostazioni. In queste impostazioni possiamo andare a regolare sempre di CarPlay varie funzioni, quali per esempio Full Immersion Guida, attiva con CarPlay, che si può inserire automaticamente. Leggi messaggi, come vi dicevo prima, leggi messaggi, oppure opzione di lettura. Io ho inserito ricorda impostazione precedente, in quello che avevo già messo, che è praticamente la lettura automatica dei messaggi. Disattiva la lettura dei nuovi messaggi, leggi nuovi messaggi ad alta voce, che era esattamente quello che avevo impostato, infatti con leggi messaggi. La traduzione in italiano purtroppo lascia il tempo che trova, non è precisa. Abbiamo anche l'aspetto automatico, a secondo se siamo di giorno o di notte, oppure scuro, come vedete cambia,
mostra sempre mappe scure nel caso in cui volessimo fare questa scelta, automatico ritorniamo come prima. Abbiamo possibilità di personalizzare anche lo sfondo. E adesso passiamo alle conclusioni. Bene, allora, secondo me è un apparecchio veramente intelligente, molto carino e che non costa assolutamente molto. Infatti poi giù in descrizione potete trovare il link dove trovare il prodotto, anche su Amazon. Cercherò di darvi tutti i link possibili e immaginabili che riesco a trovare e che mi hanno inviato. Una cosa che non vi ho detto di questo apparecchio è che ha anche la possibilità di leggere le SD cards e poi anche tramite la presa USB anche le chiavette, una cosa che mi era sfuggita nella presentazione, appunto nella prova di questo apparecchio. Allora, il tutto funziona molto bene, non si è mai distaccato né tramite il collegamento Wi-Fi e Bluetooth, oppure anche con il cavo, in questo caso Lightning USB. Si attiva immediatamente il collegamento. Una volta fatto la prima volta e registrato, per esempio, se lo userete in Wi-Fi e in Bluetooth, automaticamente poi accendendolo si collega senza nessun problema immediatamente allo smartphone. Ovviamente col cavo il tutto è molto più veloce. Anche con Android Auto ho fatto una prova, devo dire veloce, non approfondita, ma tutto funzionava regolarmente senza nessun problema. Altri youtuber hanno recensito questo prodotto. Vi dico che giù in descrizione troverete i link dove poterlo acquistare, è anche acquistabile su Amazon. Lo troverete quindi giù in descrizione insieme alle altre notizie e informazioni che vi do sempre, quali per esempio quelle del mio canale Instagram, dove vi invito a collegarvi, dove vi do informazioni con le storie riguardo agli argomenti precedenti e quelli futuri che ho trattato o tratterò. Vi intrattengo delle volte con la mia vita privata e vi chiedo ovviamente di iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto. Il miglior modo è quello di iscriversi e supportare gratuitamente con la campanellina e il pollicione in su, quindi i like. Vi ricordo che c'è anche la possibilità di supportarmi tramite il mio referral link che vi riporta ad Amazon, che trovate giù in descrizione, dove farete i vostri acquisti cliccando la lì, entrando da lì in Amazon senza spendere un solo centesimo in più. Poi ci sono anche dei tagli di abbonamento che, se volete, potete fare, o il tasto grazie per libera donazione sotto ogni video. Se volete passare a Very Mobile o Omobile con i 5 euro classici e canonici che ormai tutti conosciamo, trovate giù in descrizione il mio referral link di invito che vi darà questa possibilità. Io aspetto i vostri commenti e i vostri messaggi sotto questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi ringrazio per l'attenzione. Al prossimo video, un abbraccio e un saluto da Giuseppe. We'll be right back.